Buongiorno, io sono Roberto Monducci, direttore Istat del Dipartimento per la Produzione Statistica. Questo talk è dedicato alle nuove statistiche, analisi a supporto delle politiche per la ripartenza del sistema delle imprese, un titolo che evoca una relazione tra informazione statistica, analisi economica e sociale e policies. Quindi è un talk che dovrebbe mettere insieme rispetto a quello che intendevamo quando l'abbiamo immaginato, il punto di vista di esperti in grado di proporre stimoli e suggerimenti per il sistema statistico in modo tale da recepire i nuovi fabbisogni informativi emersi appunto a seguito della crisi. Il panel che proponiamo è rappresentativo dell'importanza che assegniamo proprio all'interazione tra informazione statistica, analisi economica e politiche. Si tratta, secondo noi, di tre dimensioni che, se gestite in modo intelligente, possono contribuire a rendere più efficaci le policy, soprattutto in una situazione densa di incertezza e nuova di fatto. C'è molta pressione sui sistemi statistici, l'Istat, come altri istituti di statistica, è riuscita a mantenere sostanzialmente invariata la capacità di misurazione dell'andamento dell'economia, soprattutto delle imprese, anche nella fase acuta del lockdown. Adesso ci troviamo di fronte a una nuova fase che secondo noi richiede un'evoluzione dell'informazione statistica, che non può essere ovviamente decisa in modo unilaterale dagli uffici di statistica. C'è un grosso dibattito internazionale, anche con Eurostat, con OCSE, con l'ONU, tutti gli uffici di statistica e gli organismi si stanno, diciamo, impegnando per definire i nuovi fabbisogni informativi derivanti dalla crisi. Quindi questo panel, a nostro avviso, potrebbe essere un contributo interessante e importante, data la qualità anche dei relatori, a questo percorso. Utilizzeremo quanto emergerà dal panel come uno stimolo, sicuramente, e immagino che diciamo, questo contribuirà insieme ad altri strumenti di interazione con gli stakeholder a suggerirci appunto nuovi fronti di misurazione. Il panel è organizzato in modo piuttosto tradizionale, ci sono quattro interventi. Il primo è di Federico Visconti, che è rettore della LIUCI di Castellanza, ma anche membro del Consiglio dell'Istat, porta un punto di vista molto interessante per quanto riguarda questo tema di oggi, ha competenze e esperienze soprattutto di rapporti con il territorio, col sistema produttivo a livello territoriale, ma anche dal punto di vista accademico, diciamo, fornisce sicuramente una garanzia, diciamo, di produrre degli elementi di stimolo rilevanti dal nostro punto di vista. Il secondo intervento è Antonio Scaria della Banca d'Italia, che è in un posto veramente impressionante, rischi finanziari, servizio rischi finanziari della Banca d'Italia, che quindi una situazione, è un osservatorio assolutamente privilegiato in una situazione di questo tipo, e anche in questo caso ci aspettiamo un contributo sia su come la banca sta usando l'informazione statistica per generare attività di risposta all'emergenza, sia proprio dal punto di vista del fabbisogno che loro vedono mancante, diciamo, non soddisfatto, che potrebbe essere invece implementato successivamente. Il terzo intervento sarà di Giovanni Dosi, un economista molto attento ai temi delle discontinuità, dell'impatto delle discontinuità sul sistema delle imprese. La Covid è una delle più grandi discontinuità degli ultimi decenni, e immagino che avrà molto da dire per quanto riguarda diciamo, il fabbisogno informativo per la ricerca economica a seguito di questa situazione, ma anche nella prospettiva di generare politiche più efficaci e in grado di rispondere a questa emergenza. L'ultimo intervento è di Marco Leonardi, professore, ma anche in questo caso soprattutto a consigliere economico del ministro Gualtieri, il ministro dell'economia, quindi un punto di vista del policy making esplicito. Chiudiamo con il suo intervento, perché appunto l'idea che avevamo è mettere in ordine, diciamo,
una serie di considerazioni che poi fossero utili a generare politiche più efficaci in questa situazione di crisi e di ripartenza. Io a questo punto direi di cominciare. Io farò un piccolo intervento finale per recuperare gli elementi anche di interazione tra vari interventi e per dare un paio di informazioni sull'attività dell'Istat pianificata per i mesi, per i prossimi mesi. Darei la parola quindi a Federico Visconti. Grazie, ringrazio il dottor Monducci, ringrazio anche voi tutti, spero anche per la pazienza che avrete nell'ascoltarmi. C'è un certo non so che di imprenditoriale, perché è imprenditoriale che io rompa il ghiaccio davanti a colleghi così esperti sulle materie di cui si sta per discutere e in qualche modo parto da un punto di vista più delle imprese che per una serie di ragioni professionali e accademiche frequento da tanti anni nei territori con gli imprenditori in prima persona. Ho messo in fila qualche punto, spero di essere efficace. Un primo punto fa riferimento al condividere a larghe maglie quali sono queste sfide per la ripartenza delle imprese, perché credo che abbiamo tutti sott'occhio una serie di fenomeni. Io ho provato a identificarne qualcuno. Con una prospettiva però che non è facile, mi rendo conto, sottolineare in questo momento che idealmente deve essere una prospettiva di medio-lungo e comprensibilmente siamo prigionieri del breve e dobbiamo, come dire, coltivare le opportunità delle prossime settimane, ma per un sistema economico e per le nostre imprese credo che lo sforzo debba essere quello di guardare un po' lontano. Non è facile, gli imprenditori quando parlo in questi termini mi dicono, ma scusi professore, non so neanche cosa facciamo da qui a 3 mesi, da qui a 2 mesi, da qui a una settimana, come faccio a concepire la mia impresa tra qualche anno? Però le sfide probabilmente sono sfide di respiro, no? Io ne ho elencata qualcuna, ma a scopo un po' così, insomma, proprio per rompere il ghiaccio. C'è un problema conosciuto da tanti e da tutti, forse che è la riorganizzazione delle catene del valore, che è un in qualche modo anche un tema di integrazione orizzontale, di integrazione verticale tra le imprese, di ricambio radicale dei confini geografici, del modo di lavorare. C'è un tema, anche questo l'abbiamo discusso, lo ributto sul tavolo, del mismatch delle competenze, lo sviluppo del capitale umano. E, come dire, chi come me accademico sa cosa vuol dire formare dei ragazzi e delle ragazze molto brave. E adesso non in queste settimane, ma per lungo tempo averle viste, diciamo, andare a cogliere opportunità da altre parti. C'è un tema di, probabilmente una seconda, terza, quarta fase, non lo so, di Industry 4.0 che ha rappresentato un ciclo importante di sviluppo e che probabilmente va rialimentato, collegandomi al punto precedente, con un gioco di add-on nelle competenze. C'è un tema, se ne accennava chiacchierando poco fa, anche di nuovi modelli organizzativi. Tutto questo tema dello smart working a cui siamo, diciamo, stati catapultati va ripensato probabilmente in una logica di analisi dei meccanismi di produttività, di analisi delle carriere, dei meccanismi organizzativi, delle modalità di integrazione dentro le aziende. Quindi una frontiera importante, no, di cambiamento nel sistema delle imprese. C'è un tema ancora più ampio che viene anche questo richiamato in questo periodo, che è il tema dell'economia circolare con annessi e connessi. Sono tutti temi che tra l'altro sono interconnessi, probabilmente funzionano nella misura in cui io ne elenco 5 o 6, ma ognuno avrà percepito che sono fortemente interconnessi. Queste sono le sfide largo circa delle imprese, poi cambiano per dimensioni, per settori, per proiezione internazionale, anche per, insomma, caratteristiche sociali degli imprenditori. Questo è un tema non banale per il nostro paese perché sullo sfondo c'è il tema delle motivazioni al mestiere di imprenditore. Allora, in uno scenario così, e passo a un secondo punto, in uno scenario in cui ci sono una serie di sfide sul tavolo, auspicabilmente da concepirsi con un respiro il più possibile ampio, cosa che non è facile, non ho delle ricette, c'è un secondo punto allora che, diciamo, vuol dire anche un po' chiedersi che tipo di offerta di dati può servire in scenari di questo genere. E partendo dal presupposto che io sono un grezzo aziendalista, come dico ogni tanto, più da fonderia tra l'altro che da grande impresa, e quindi
Mi trovo molto in difficoltà con colleghi che appunto si occupano di politica economica, di sistemi finanziari, eccetera, eccetera, però forse è anche una ricchezza la varietà di discuterne insieme. Dal punto di vista dell'offerta statistica, mi sono permesso prima di tutto di porre qualche riflessione di metodo, più che di contenuto. Di metodo c'è un tema di tempestività, no? Sul piano del metodo. Probabilmente serviranno dati anche ancora più veloci da acquisire. Non è facile dirlo, tra l'altro, probabilmente quest'anno si vive uno shock statistico perché tutta una serie di basi di rilevazione che erano consolidate sono saltate, nuovi fabbisogni sono emersi. Speriamo che questi fabbisogni di analisi non ci siano più tra un anno, ma nel frattempo c'è stato uno shock di produzione, credo, dei dati. Però in una logica visionaria, secondo me, la tempestività del dato è una questione come dire, da enfatizzare. C'è probabilmente anche da mettere sul tavolo un inseguimento di logiche più disaggregate, come dire, che vadano a rispondere a bisogni specifici. E questo uso un po' un'espressione più da marketing che non diciamo nel contesto in cui siamo, ma si potrebbe parlare di un orientamento al cliente. Nel senso che dall'abbondanza di dati di cui noi disponiamo dovremmo tentare di andare, come dire, a capire qual è il bisogno, probabilmente non della piccola azienda di due dipendenti, che non riusciremo mai a colmare, ma di alcuni esempi di nuclei dove si formano i bisogni. Io ho provato proprio la nostra azione esemplificarne qualcuno. Ipotizziamo un'azienda che voglia partecipare a un bando importante comunitario in tema di innovazione. Ecco, ci si potrebbe chiedere se ci sono degli indicatori territoriali o settoriali che rispondono a queste specifiche esigenze. E si tratta magari di articolare la possibilità di accedere ai dati in funzione del bisogno specifico di questa situazione. Dove li posso trovare? Come posso, come dire, ingegnerizzarli? Ci può essere una giunta regionale, magari, che ha in mente di fare una politica più, come dire, orientata a dei cluster, a delle filiere. Allora, cosa vuol dire ricostruire, diciamo, dei dati di filiera? È stato fatto, credo, anche uno sforzo importante, non l'ho notato io perché non me ne intendo molto, ma collegato al lockdown sui codici Ateco. Ecco, ha senso magari pensare a logiche diverse per interpretare dei fenomeni ai fini delle policies. Ci può essere, diciamo, qualche dato a supporto di politiche settoriali fatte da un ente camerale. Ecco, questa la mia è un po', come dire, una esemplificazione un po' scolastica di dove si formano i bisogni, ma credo che può essere utile pensare anche in questa logica. E questo può portarci anche a una differenza tra dati e indicatori, dove l'abbondanza di dati credo che sia una ricchezza, magari l'indicatore stringe un po' di più nella prospettiva di aiutare situazioni come quelle che esemplificavo poco fa. Sullo sfondo non vi nascondo che ho una preoccupazione un po' da aziendalista e mi rendo conto che sui grandi sistemi non è così facilmente adottabile, che è l'idea del dato che aiuta le decisioni. Quindi, se dovessimo un po' provocatoriamente metterla in termini di slogan, decisioni e risultati, quasi a dire, no? Perché lo dico? Perché io credo che gli scenari che ci aspettano siano scenari inevitabilmente da trade-off, cioè alcune cose si devono fare, altre cose non si devono fare. Su alcune cose si deve investire, da altre cose bisogna disinvestire. In alcuni progetti bisogna, diciamo, introdurre energie nuove, in altri no. E qui i dati credo che abbiano un ruolo importantissimo in questa direzione, i dati e gli indicatori che già in qualche modo guidano la discussione. E da questo punto di vista credo che, anche questa è una mia provocazione, noi siamo un paese che ha un po' troppo, lo slogan è un po' superficiale, ma un relativismo interpretativo. C'è questo, ma c'è anche questo, ma c'è anche questo. Sì, però potrebbe esserci questo. Nel senso che, secondo me, per far ripartire le aziende dobbiamo provare a chiamare pane pane e il vino, e probabilmente i dati in questo hanno una responsabilità enorme. Certamente ce li abbiamo di qualità, però dobbiamo, secondo me, entrare in una logica di metodo che il dato in qualche modo faciliti o quantomeno metta sul tavolo le alternative dei processi decisionali. Credo che questa sia una responsabilità importante perché non possiamo mettere
le poche risorse o le tante anche che arriveranno tutte in un paniere indifferenziato. Ci saranno dei settori in cui possiamo giocarci delle partite, ci sono dei settori in cui probabilmente non possiamo più giocarci le partite. Non può essere, diciamo, una direzione dall'alto che indica questo. Stiamo discutendo di dati che possono supportare decisioni, diciamo, di sviluppo rispetto a decisioni di razionalizzazione. Io il concetto di trade-off credo che debba accompagnarci, ecco, con tutte le prudenze del caso. Faccio una terza considerazione, quindi ho provato a tratteggiare e finisco. Ho provato a tracciare le sfide delle aziende, ho provato a fare qualche considerazione di metodo sui dati. Faccio un esempio che è contenuto, partendo un po' dall'esperienza universitaria, esempi di dati che potrebbero essere utili in collegamento alle sfide sullo sviluppo del capitale umano di cui parlavo prima. Ma esempi veramente, come dire, da buttare lì come prima esemplificazione. Si potrebbero progettare dei sistemi per misurare e codificare le competenze. Dopo arriva una considerazione tra un attimo. Si potrebbero identificare degli indicatori che vanno a misurare l'offerta e la domanda, la disponibilità di competenze per territori o per tipologie di professionalità o per cluster o per filiere. Si potrebbe misurare il contributo che le scuole danno o le università danno alla generazione di competenze. È un esempio, potreste da subito dirmi, ma cose così ci sono già, no? La domanda che pongo è fin dove dobbiamo costruire qualcosa di nuovo e fin dove dobbiamo mettere ordine, diciamo, a cose già esistenti. E chiudo, così rimango nei miei 10 minuti, in questo concetto del mettere ordine nella cose che già ci sono, che io ho la sensazione che abbiamo tantissimi dati e probabilmente anche un buonissimo numero di indicatori, fino anche troppi. Cioè, credo che una delle sfide, guardando avanti, sia quella un po' di un processo di selezione. Ecco, mi rendo conto che anche questo potrebbe fare a botte con, come dire, l'abbondanza del dato e quindi anche, come dire, la sua qualità, la sua affidabilità. L'idea che ci siano più fonti è certamente una ricchezza, ma intravedo il rischio che l'eccesso di dati non aiuti quei processi di supporto all'economia e alla definizione di priorità di intervento di cui parlavo poco fa. Non so se c'è un terreno in cui uno con un po' di coraggio deve dire queste robe qui non servono più. Dobbiamo farne altre, ma queste qui non servono più. E se c'è un terreno in cui un pochino questa preoccupazione l'avverto, se ci sono 1000 attori che producono dati, magari qualche problema di qualità potrebbe esserci, no? E allora magari c'è un problema di concentrazione nei produttori di dati. Anche questa è evidentemente una provocazione da aziendalista, ma siccome abbiamo assistito ai processi di concentrazione nel settore calzaturiero, tanto quanto ai processi di concentrazione dei produttori di pasta in Italia, bisognerebbe chiedersi se non ci debba essere anche un processo di concentrazione dei produttori di dati attorno, come dire, a dei modelli autorevoli e legittimati a fare il loro lavoro. In questo potrebbe esserci anche un certo spazio magari di collaborazione, no? Per cui alcuni enti specializzati su certi dati lavorano con altri per rafforzare l'utilità ai fini di cui sopra, cioè far ripartire il sistema economico e dall'altra parte anche rafforzare il sistema delle imprese e le logiche di policies. Adesso ogni tanto lo forzo l'esempio e chiudo da aziendalista, a volte magari in azienda si hanno dei dati perfetti, ma se poi non c'è qualcuno che vende i prodotti o che tira fuori ricerca e sviluppo o che innova, rischiamo di non elaborare granché. Quindi io credo che ci sia un problema anche di rafforzamento della qualità del dato e di legittimazione del dato, che certamente è già di valore, ma sarà una sfida ulteriore per i prossimi anni. Temo di aver messo su un po' troppa roba sul tavolo, mi scuserete, però magari anche in maniera un po' confusa. Comunque erano i 3 punti che ci tenevo a dirvi e vi ringrazio per l'opportunità che mi avete dato. Bene, grazie. In realtà, diciamo, si tratta di indicazioni assolutamente ragionevoli
e che fanno parte in qualche misura proprio di una metodologia di interazione con gli utilizzatori. Quindi, diciamo, mi sembra che tutte le dimensioni, anche con valutazioni molto esplicite sulla concentrazione dei produttori, cioè su questo c'è un dibattito secolare sull'organizzazione del sistema statistico, il bilanciamento pubblico-privato, insomma, è evidente che si tratta di processi anche di tipo istituzionale, quindi molto, molto rilevanti e su cui l'Istat, tra l'altro, è molto sensibile, così come appunto le questioni di metodo, tempestività, disaggregazione, diciamo, customizzazione, quindi tutte cose molto che fanno parte proprio del basket decisionale degli statistici. Quindi assolutamente condivisibile e utile, molto utile per noi. A questo punto darei la parola a Scalia, che è capo del servizio rischi finanziari della Banca d'Italia, appunto da un punto di vista di un'istituzione dentro all'occhio del ciclone, perché sappiamo che i problemi di stabilità finanziaria, liquidità, insomma quant'altro, cioè, sono gli elementi di rottura, tra gli elementi di maggior rottura che ci sono stati in questi mesi. Quindi sentiamo il suo punto di vista, sia dal punto di vista di produttore dei dati, sia dal punto di vista di utilizzatore e comunque di lettore della situazione del sistema produttivo. Bene, buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori del festival per questo invito, in particolare il dottor Monducci. Il tema del mio intervento è la politica monetaria e la valutazione delle garanzie con il sistema interno della Banca d'Italia. Vorrei toccare quattro punti. Primo, il credito all'economia durante la pandemia e nel prossimo futuro. Secondo, le misure dell'eurosistema. Terzo, l'impegno della Banca d'Italia per ampliare la liquidità delle banche. E quarto, il sistema di valutazione delle garanzie e i suoi fabbisogni informativi. Quindi comincerei con i dati sul credito e le misure della BCE e del governo complementari, tra loro hanno sostenuto il credito alle imprese in questi. La crisi ha provocato un grande fabbisogno di liquidità che a sua volta ha aumentato fortemente la domanda di fondi delle banche presso la banca centrale. E queste le misure straordinarie della BCE hanno consentito di soddisfare questa domanda con un aumento significativo dei prestiti alle imprese. E qui ricordo che nonostante la caduta del prodotto nel secondo trimestre, a luglio scorso in Italia i prestiti erano cresciuti del 4,4% sui 12 mesi. Nei prossimi mesi la dinamica dei prestiti continuerà a essere sostenuta dagli stimoli di politica monetaria. Il secondo punto su cui vorrei soffermarmi è il ruolo dell'eurosistema nella risposta all'emergenza. Il primo tipo di misure dell'eurosistema, con la pandemia ha riguardato il massiccio ampliamento dei programmi di acquisto dei titoli pubblici e privati. Qui però vorrei soffermarmi brevemente sul secondo tipo di interventi, cioè quelli riguardanti il rifinanziamento delle banche. Il Consiglio direttivo della BCE è intervenuto a più riprese per ampliare il rifinanziamento e migliorarne le condizioni. E qui ricordo che appunto per rafforzare l'incentivo economico al credito per le famiglie e le imprese a condizioni vantaggiose, è stato aumentato l'importo massimo delle operazioni mirate a lungo termine, le cosiddette TLTRO 3, e ne è stato ridotto il costo fino a meno 1% per le banche che incrementeranno il credito oltre un livello di riferimento. Poi sono state avviate a maggio altre operazioni di rifinanziamento specifiche per l'emergenza pandemica, senza anche con queste si possono ottenere fondi a tassi di interesse negativi senza la necessità di rispettare particolari condizioni. Ecco, poiché qui c'è diciamo un punto più tecnico, che attiene alla gestione dei rischi finanziari, poiché queste operazioni di rifinanziamento prevedono il conferimento da parte delle banche di garanzie adeguate a coprire il valore della liquidità erogata, l'eurosistema ha temporaneamente ampliato la gamma di queste garanzie, di queste attività stanziabili,
e inoltre sono stati ridotti i cosiddetti scarti di garanzia. Insomma, abbiamo aumentato la tolleranza al rischio della banca centrale in risposta all'emergenza pandemica. E la conseguenza di questo, è che le banche italiane nei mesi scorsi hanno fatto un ampio ricorso al rifinanziamento presso l'eurosistema. Attualmente questo rifinanziamento presso la Banca d'Italia ha raggiunto 350 miliardi, quindi una quota molto elevata rispetto al totale dell'area dell'euro. Passerei al terzo punto, che riguarda il ruolo specifico della Banca d'Italia. Noi abbiamo sfruttato le misure di risposta alla pandemia con alcune scelte nazionali, per così dire. All'inizio di aprile abbiamo in particolare esteso lo schema dei cosiddetti prestiti bancari aggiuntivi, cioè di quelle garanzie non in possesso dei requisiti ordinari dell'eurosistema. E con la Banca d'Italia quindi accetta questi prestiti in base a criteri più ampi e ne sopporta i relativi rischi finanziari. Attualmente con lo schema aggiuntivo le banche possono portare in garanzia presso la Banca d'Italia prestiti che scaturiscono proprio dall'emergenza pandemica, quindi in particolare quelli assistiti dalla garanzia dello Stato, oppure portafogli di prestiti alle imprese con una probabilità di insolvenza oltre il tetto precedentemente in vigore, purché in bonis, oppure prestiti alle imprese di minore dimensioni e così via. I dettagli di questi provvedimenti, sono tra l'altro descritti in una nota Covid pubblicata sul sito della Banca d'Italia a giugno. Ecco, l'ultimo punto è un po' più tecnico e mi consente di accennare alle nuove analisi e ai fabbisogni informativi. Vorrei dire qualcosa sul sistema per la valutazione del merito di credito delle imprese della Banca d'Italia. Nel linguaggio dell'Eurosistema si definisce In-House Credit Assessment System, da cui l'acronimo ICAS. Si tratta di un sistema che produce dei rating che non vengono pubblicati all'esterno. E ciò che sto per dire è descritto con maggior dettaglio in un quaderno di economia e finanza della Banca d'Italia che è in corso di pubblicazione. Ricordo anche che non siamo gli unici in Italia ad avere questo sistema, ma ci sono altre 7 banche centrali nazionali che hanno un analogo sistema e altre 3 che lo stanno sviluppando. E quindi l'ICAS è uno dei due sistemi più usati per valutare la qualità dei prestiti. Il primo è costituito dai metodi interni delle banche commerciali, però solo le principali banche italiane e del resto dell'area hanno la capacità o l'interesse di sviluppare questi sistemi al proprio interno. Perciò l'ICAS è usato prevalentemente dalle banche di minore dimensione che non hanno un proprio sistema interno per motivi di costo. Senza questo sistema della Banca d'Italia, le banche medio-piccole non potrebbero portarci i prestiti in garanzia. E per produrre i rating dell'ICAS usiamo modelli statistici. Questa produzione avviene in 2 stadi. Nel primo si elabora qui accenno, insomma, una probabilità di insolvenza, o PD usando l'acronimo inglese, dell'impresa con un modello statistico che impiega i dati della centrale dei rischi e i dati di bilancio. Su questo si inserisce la valutazione esperta, cioè la revisione della PD statistica mediante l'intervento di 2 analisti finanziari che impiegano ulteriori informazioni. Ora, l'uso di questi dati prodotti dall'ICAS ci fa osservare un miglioramento della situazione finanziaria delle imprese fino a prima della crisi, del Covid. Quindi tra il 2013 e la fine dell'anno scorso la probabilità di insolvenza mediana delle imprese non finanziarie italiane è scesa dal 2,5% a meno dell'1% nel 2019. Questo dicevo fino a prima dell'emergenza Covid. Ora, l'esperienza recente ha suggerito nuove modalità di uso dell'ICAS, oltre alle finalità originarie, principalmente la politica monetaria. E quindi le elaborazioni dell'ICAS sono state recentemente da noi usate per analisi di vigilanza o per analisi sulla stabilità finanziaria o anche per fini di ricerca economica.
Il patrimonio informativo che alimenta l'ICAS è molto articolato e peraltro gli sviluppi recenti possono richiedere un ampliamento di questo fabbisogno informativo. Ad esempio, il monitoraggio della capacità di rimborso delle famiglie potrebbe beneficiare di informazioni aggiornate sul rapporto tra l'ammontare dei mutui e il valore del bene ipotecato, il cosiddetto loan to value. Oppure per meglio valutare la performance delle imprese in tempo reale, potrebbe essere utile impiegare informazioni strutturate sulle fatture elettroniche che sono divenute disponibili, insomma, sono disponibili di recente. In generale, si osservano progressi metodologici nell'analisi del rischio di credito anche collegati all'uso dei big data. Altri sviluppi potrebbero venire dall'impiego dei cosiddetti fattori ESG, cioè Environmental, Social and Governance. Questi sviluppi potrebbero suggerire un ampliamento delle informazioni di cui si serve l'ICAS della Banca d'Italia e su questo stiamo facendo alcune valutazioni. Per concludere, in questo intervento ho voluto fornire un esempio dell'impegno della Banca d'Italia applicato all'attuazione della politica monetaria. Ma in generale, negli ultimi 25 anni sono stati fatti importanti progressi nella produzione statistica delle banche centrali in Europa, concentrandosi sulle informazioni utili alla politica monetaria e all'analisi economica. Dalla crisi finanziaria in poi abbiamo osservato una tendenza alla raccolta di dati più granulari per tenere conto dell'eterogeneità degli agenti economici, e questo è proprio il caso dell'ICAS di cui ho parlato. Le banche centrali e le altre istituzioni, come è stato detto, possono, proprio in questa sessione, possono migliorare la propria conoscenza dell'economia e della società mediante l'uso di nuove metodologie di analisi dei dati e di informazioni tempestive e accurate. Questi processi servono a prendere decisioni ben ponderate, fondate sui dati. Grazie per la vostra attenzione. Grazie. Questa è musica per le mie orecchie, diciamo, Ti granularità, sentiamo. connessione tra i dati. Mi Non ti sentite? sentiamo. Ah, arrivo Anch'io. anch'io. Mi E io sì. sentite? Vai. No, dicevo che questo intervento che segue quello di Visconti sembra, diciamo, delineare già una prima conclusione, esigenza di dati più granulari, integrati, disaggregati, tempestivi, ampliando le fonti in una logica però concettualmente rigorosa. Questa è la statistica moderna, in una parola molto, molto semplice. Quindi, diciamo, sembrano emergere delle regolarità anche da punti di vista così diversi. Tra i primi due interventi. Io a questo punto darei la parola a Giovanni Dosi, è un punto di vista della ricerca economica di qualità elevata e molto attenta alle dinamiche reali, quindi non una ricerca, diciamo, astratta e, come dire, accademica, tra virgolette, senza, diciamo, offesa per nessuno, ma una ricerca che poi è utile per capire la realtà e per intervenire sui cambiamenti. Grazie Roberto. Per rispondere, credo, il mio intervento sarà molto in continuità con i primi due. Quali statistiche sono cruciali sia per l'economista che per il policy maker? Allora, io direi, facciamo tre premesse fondamentali. La prima è che le imprese sono eterogenee a tutti i livelli. Allora, questa è un'affermazione, che se voi andate al bar sport, chiedete, le imprese sono uguali, sono diverse, vi danno la risposta giusta. Se invece chiedete all'economista, l'economista fino all'epoca recente vi dà la risposta sbagliata e noi abbiamo corrotto le menti, non io, ma la maggior parte della professione, ha corrotto le menti delle nuove generazioni dicendo no, guardate, sono uniche, fanno la roba ottimale, eccetera, eccetera. Chiudo parentesi. In realtà sono eterogenee a tutti i livelli di disaggregazione, riguardanti tra l'altro la performance in termini di
tassi di crescita, dimensioni, competitività internazionale, grado di innovatività, flussi di occupazione. Ah, questo vale per tutti i paesi e per tutti i livelli di disaggregazione, e più dati statistici sono, più questo viene confermato. Una cosa invece più italiana, anche se non proprio interamente italiana, è che le performance medie in Italia sono inferiori a quelle degli altri paesi europei, e anche non, e le distribuzioni sono più ampie. Non solo, ma sembrano dilatarsi, malgrado almeno la crisi del 2008, l'ultima non sappiamo ancora. Cioè l'eterogeneità tende ad aumentare in quella che abbiamo chiamato con vari collaboratori neodualismo. C'è un numero piccolo di gazzelle e un numero alto di tartarughe che però sopravvivono per negli interstizi, per lavoro nero, per salari bassi, per assenza di sindacato, per tutte queste cose che, se volete, poi ne parliamo. Terzo, queste eterogeneità sono anche eterogeneità rispetto agli shock. Quando arriva un Covid, l'effetto del Covid è differenziale sia sulle imprese che sul tipo di forza lavoro. I dettagli sono ancora da studiare, però questa è l'impressione, è confermata dai primi dati molto tempestivisti. Ecco, come spiegare questi tre fenomeni? Allora, secondo me, secondo noi, e c'è un paper che sta per uscire con Roberto Monducci e i nostri giovani collaboratori su economia italiana, è necessario aprire statisticamente quello che Rosenberg chiamava la scatola nera. La scatola nera, che non è solo tecnologica, ma è anche organizzativo-manageriale. Questo credo che sia la frontiera della statistica economica micro, e devo dire l'Istat è alla frontiera di questa frontiera. Quello che tentiamo di fare, ed è un lavoro preliminare, ma secondo me ve lo consiglio, è identificare una sorta di genotipi di impresa in termini tecnologici, organizzativi e manageriali, per poi mapparli nelle performance delle imprese stesse. Ne abbiamo identificati quattro provvisoriamente, non guardate i nomi, poi i nomi possono cambiare. Le imprese essenziali, chiamiamole così, potremmo chiamare marginali, quelle manageriali, quelle interdipendenti e quelle complesse. Essenzialmente cosa vuol dire? Quelle complesse hanno capacità organizzative complementari che vanno dall'organizzazione del lavoro fino alle strategie di investimento in ICT, diffusione precoce di innovazione, formazione del lavoro, e all'estremo opposto quelle essenziali sono quelle, posso usare la parola, le sfigate, insomma. Le complesse sono una minoranza delle imprese italiane. Notate che in questa tassonomia la produttività delle imprese complesse, 78.000 euro, è circa il doppio, 36.000, di quelle essenziali. Per cui le performance di produttività, ma anche di crescita della produttività, sono enormemente diverse. Poi ci sono altri fattori. Un fattore importante
è la collocazione dell'impresa lungo la catena del valore, l'interdipendenza con le altre imprese e il posizionamento nella catena del valore dell'impresa stessa. Allora, se però è vero tutto questo, io credo che sia vero, la sfida per il policy maker è ancora più grossa, perché non è solo, cose giustissime per carità, quello che sto per dire, non è un'alternativa, non è l'aumento degli investimenti fissi, non è solo l'aumento degli investimenti fissi e intangible, non è solo la diffusione di ICT, non è solo la ricerca, sviluppo e innovazione che vanno fatte, assieme agli accorpamenti, assieme a raggiungere dimensioni più grandi, internazionalizzazione, tutte cose da fare. Però queste cose non sembrano abbastanza. È necessario sviluppare l'apprendimento organizzativo e la formazione di tecnostrutture manageriali, ma anche proprio delle pratiche organizzative. Infatti, quello che ho appena detto va bene assieme alla capability theory of the firm, in cui le capacità dell'impresa non sono la somma degli skill dei membri dell'impresa, ma sono soprattutto dentro le pratiche dell'organizzazione, dentro la qualità dei flussi informativi interni, dei processi di ricerca, eccetera. Allora, e qui finisco, il problema dell'allocatore pubblico, innanzitutto, ma anche dell'allocatore privato, della banca che è specialmente in queste condizioni incentivata a dare i soldi, ma parliamo innanzitutto dell'allocatore pubblico, deve esercitare con competenza un'alta discrezionalità, perché dare i soldi a un'impresa essenziale che non ha futuro, che si regge solo sul lavoro nero, che lavora interstizialmente, e buttarli via, anche se magari ha un margine di profitto alto. C'è un problema di tecnostruttura sul lato dello Stato, e qui lancio la palla nel campo di Marco Leonardi, perché poi la tecnostruttura che molto spesso in un paese come l'Italia deve proprio prendere per mano l'impresa e prendere per mano come le imprese di consulenza dovrebbero fare, invece assolutamente non fanno. Anzi, a volte sono poisoning perché hanno sempre la stessa ricetta per tutte le malattie. Cioè, downsizing, licenzia. Diminuisci i costi, qualsiasi malattia tu abbia, quella lì è la ricetta, e adesso dammi tot migliaia di euro. Interventi più sofisticati implicano che competenze profonde, anche a livello industriale, a livello di conoscenza dei mercati, dove si trovano? Dentro al MEF si dovrebbero trovare, credo che non ci siano, ma questo è Marco che ce lo dice, dentro la Cassa Depositi e Prestiti, e dentro le partecipate pubbliche, che il rapporto tra i tre credo che necessiti una profonda riorganizzazione. Se questa analisi è vera, l'analisi di cui sopra è vero, la grandissima sfida è un salto di qualità nelle capabilities delle imprese italiane. Ecco, questo direi che è il messaggio. Grazie, io continuo ad aggiornare la mia lista di parole chiave e quindi in questo caso ho messo eterogeneità, distribuzioni,
ampie e in crescita, quindi questo è un elemento che dal punto di vista statistico a supporto delle policy implica delle scelte in termini anche di metodi, di basi dati, di dimensioni di analisi da affrontare, quindi la black box per aprirla chiaramente poi devi avere le lenti giuste per guardarci dentro, perché altrimenti la apri e non trovi e non vedi niente. E, diciamo, il sound, il clima del talk si sta mettendo nel verso giusto per noi, nel senso che tutto sommato, almeno finora, quello che ho visto rappresenta un po' gli elementi essenziali della strategia dell'Istat sulle statistiche economiche: più granularità, più disaggregazione dei dati, più capacità di focalizzazione. Poi spiegherò perché in realtà questa strategia, se da un lato è coerente con le esigenze degli utilizzatori, dall'altro ha grossi ostacoli sistemici, istituzionali e normativi, e questo lo dirò, diciamo, alla fine. E a questo punto direi che Marco Nardi potrebbe portare il punto di vista, appunto, del policy maker nell'era Covid, quindi dati e supporto informativo a decisioni difficili sia nella fase acuta ma anche adesso, perché adesso abbiamo il recovery plan, abbiamo una serie di monitoraggi, immagino, da sviluppare, e quindi penso che potrà darci degli elementi di orientamento assolutamente utili. Buongiorno e grazie dell'invito, grazie Roberto Monducci. Io vorrei strutturare l'intervento così: prima dirò quello che abbiamo fatto e come l'abbiamo fatto e cosa sarebbe servito dal punto di vista statistico per farlo meglio, e questo credo che possa essere d'aiuto per cercare di capire dove la direzione in cui si può eventualmente migliorare. E poi proverò, come hai detto tu, a vedere un po' nel futuro, anche se è sempre difficile, no? Da una parte la storia non si fa con i se, quindi ormai abbiamo già fatto tante cose perché il lockdown è sperabilmente alle nostre spalle, quindi abbiamo già dovuto fare molte cose in emergenza, le abbiamo fatte con i dati, le statistiche che ci avevamo e la fretta che inevitabilmente avevamo. Adesso c'è il recovery fund e vediamo di capire se si può costruire anche una statistica che possa essere utile. Non è un esercizio facile, ma credo che anche la vostra, anche questo incontro sia particolarmente utile, anche ragionarci insieme è molto utile. Allora, il lockdown, per esempio, nel lockdown noi abbiamo utilizzato per chiudere i settori, per fare la chiusura, no? I servizi essenziali e non essenziali, abbiamo utilizzato gli Ateco. E chiaramente questi sono stati molto criticati e probabilmente erano anche insufficienti. Sarebbe stato molto meglio chiudere con un'informazione molto più precisa sulle interrelazioni tra i vari Ateco, sulle filiere per esempio, in modo da chiudere con quelli che erano i servizi non essenziali e con essi anche i fornitori o i clienti dei non essenziali, e viceversa invece lasciare aperti gli essenziali e tutto quello che era essenziale per lasciare aperto, appunto, le poche cose che dovevano essere tenute aperte. Alla fine noi, come ben sapete, l'abbiamo ottenuto questo l'effetto di lasciare aperto tutto quello che serviva per i servizi essenziali con uno strumento di deroga molto generale, cioè sostanzialmente una domanda al prefetto per cui tu eri un fornitore di un servizio essenziale. Questo ovviamente, se avessimo avuto delle statistiche migliori, appunto non si fa con i se, ma un'informazione più precisa delle filiere, questo probabilmente sarebbe stato fatto in maniera migliore. Poi non so se dal punto di vista anche, c'è un problema che la statistica non sempre corrisponde con la norma, molto spesso non puoi utilizzare quello che vorresti ottimamente utilizzare in una norma perché evidentemente non puoi discriminare. Quindi, oppure non puoi facilmente discriminare, non puoi fare delle norme che siano discriminatorie di aziende o di persone.
E questo è un primo esempio molto pratico di quello che è stato una delle difficoltà più grandi. La seconda, per esempio, è stata, adesso dividiamo consumatori e imprese, oggi il tema è molto imprese, però sui consumatori mi sembra molto rilevante. Per esempio, tutti i 600 euro che abbiamo dato, e tra l'altro stanno continuando a essere erogati, perlomeno i professionisti ordinisti adesso, 600 poi 1000 euro, che sono state la risposta a quello che abbiamo trovato essere l'unico modo per compensare la perdita di reddito improvviso, per esempio dei lavoratori autonomi o dei lavoratori stagionali che non avevano neanche iniziato la stagione. Beh, questo è il tipico problema che ti si pone, dici, per i lavoratori dipendenti c'è la cassa integrazione, l'abbiamo fatta indiscriminata, poi parlerò anche di questo, però facendola indiscriminata in deroga per tutti, come dice Dosi giustamente, dice vabbè, proteggi anche aziende che non magari saranno morte, ma insomma nell'immediato perlomeno era sicuramente la cosa da fare per i dipendenti. Il problema vero è che gli autonomi non sono protetti. 600 euro, allora 600 euro per tutti è stato proprio un dibattito infuocato, no? Anche condito della partecipazione dei parlamentari, che a mio modesto avviso sicuramente nella ratio della norma non c'erano proprio come aventi diritto, perché ovviamente i parlamentari hanno un altro lavoro rispetto a quello che gli darebbe diritto ai 600 euro secondo la loro cassa di previdenza. Però a parte questo commento, ovviamente per discriminare sui 600 euro, anche lì un'informazione di reddito non era la cosa più utile da fare, sarebbe stata, come per esempio per gli 80 euro, gli 80 euro di Renzi, ma anche quelli che sono stati rinnovati adesso dal ministro Gualtieri, che valgono da luglio in poi, sono diventati 100 per gran parte dei dipendenti sotto gli 28.000 euro lordi, sono diventati 100, questi li dovevamo dare per forza a tutti. Probabilmente l'informazione che ti serve qui è molto più granulare, molto più accurata, ti servirebbe anche sapere chi ne ha davvero bisogno, cioè chi ha un consumption constraint, come si direbbe, un liquidity constraint, si direbbe in inglese, un vincolo di liquidità, cioè non ha i soldi per finanziarsi il consumo. E qui ovviamente per fare una cosa di questo tipo ti servirebbero dei dati che non credo che noi abbiamo a disposizione, che però sarebbe molto utile avere a disposizione per gli individui, sono per esempio i dati day to day dei consumi con le carte di credito, cioè se noi avessimo delle informazioni sulle spese in maniera molto, molto tempestiva e molto granulare, evidentemente saremmo anche riusciti probabilmente a definire. Poi dopo come lo traduci in norma, questo è un altro problema, come ho già detto, cioè è complicato dire, trasformare in norma, e questo per quello che io difendo anche i 600 euro dati a tutti nell'emergenza, perché non è che hai dato la cassa integrazione a tutti i dipendenti e a tutti gli autonomi che li hai chiusi per decreto, dovevi dare anche una compensazione. È difficile fare delle sottilizzazioni, però certamente con dei dati più precisi sul consumo tempestivi, per esempio carte di credito, sarebbe stato probabilmente possibile pensare qualcosa di più specifico. E poi per le aziende, veniamo al punto che interessa, sia la cassa integrazione per esempio, ma anche tutti gli incentivi agli investimenti 4.0, che come sapete sono una misura orizzontale, quindi non hanno una specificazione particolare, cioè non devi avere delle caratteristiche d'azienda per poter partecipare, e che potenzialmente domani diventeranno non soltanto Industria 4.0, ma possono diventare ovviamente diciamo decarbonizzazione o digitalizzazione, quindi incentivi che si possono trasformare in questo senso, quindi è urgente capire come si possono raffinare. In questo caso anche qui uno vorrebbe sapere, c'è una valutazione per esempio fatta sull'utilizzo dell'industria 4.0, dei superammortamenti e degli iperammortamenti nello scorso giro, insomma fino a quest'anno, che però ovviamente sono una valutazione che non sono valutazioni rigorose, perché non hanno un gruppo di controllo, un gruppo di trattamento, sono delle valutazioni, sono molto ben fatte, per carità, non avrei saputo farle meglio, però
essendo una misura orizzontale, quindi indiscriminata, non puoi costruirti un gruppo di controllo, un gruppo di trattamento e fare una valutazione controfattuale, quindi ha tutti i limiti delle valutazioni che non sono controfattuali, quindi non puoi sapere bene cosa sarebbe successo se non gliel'avessi dato questo incentivo 4.0. Anche qui sulle aziende servirebbe l'utilizzo di dati più accurati, per esempio la fatturazione elettronica. Per esempio la fatturazione elettronica, che abbiamo anche incrociato con la cassa integrazione, come ben sapete, perché c'è stato, diciamo così, il grande scandalo, tra virgolette, anche quello va interpretato in maniera giusta, perché abbiamo incrociato, volutamente, l'abbiamo fatto proprio apposta ovviamente, i dati di fatturazione elettronica sul primo semestre delle aziende con l'utilizzo della cassa integrazione. Ma questo non è stato fatto per dire che non ne avevano diritto, perché noi abbiamo dato cassa integrazione a tutti, quindi tutti ne avevano giustamente diritto. È stato poi utilizzato, io credo giustamente, infatti difendo anche quello, visto che l'abbiamo fatto, ma l'abbiamo fatto scientemente. Comunque, se tu hai avuto una fatturazione elettronica, cioè se hai avuto un fatturato positivo nei primi 6 mesi dell'anno, quindi non in un mese, non una cosa casuale, i primi 6 mesi rispetto all'anno precedente, evidentemente hai della liquidità e puoi contribuire alla cassa integrazione, che come tutte le assicurazioni richiede una franchigia per avere un utilizzo controllato, quindi ti serve sapere ed è utile sapere con i dati di fatturazione elettronica uno per uno chi ha dei vincoli veri per il finanziamento della cassa integrazione o dell'investimento e chi invece non ce li ha. Ecco, per la cassa integrazione servirebbe, l'ha detto giustamente Dosi, anche questo è complicato, ma servirebbe, perché poi ci sono anche degli obiettivi della politica, ovviamente, della policy, cioè se uno vuole evitare i licenziamenti, e noi siamo arrivati addirittura a vietarli per legge, cosa che altri paesi non l'hanno fatto, evidentemente tu devi dare la cassa integrazione anche alle aziende, se vuoi evitare i licenziamenti, anche alle aziende che hanno grosse difficoltà e che probabilmente ne avranno di grosse in futuro. In condizioni normali, lo scopo della cassa integrazione non è quello di dare un aiuto indefinito ad aziende che sanno o che saranno comunque in difficoltà strutturale, no? Ecco, questo probabilmente per costruire un sistema di cassa integrazione più efficiente per il futuro, e poi vado a terminare, e costruire degli incentivi che possono essere 4.0, ma possono anche essere digitalizzazione verde, tanto per intenderci, dovremmo poter sapere, come dati di fatturazione elettronica molto più raffinati, quali sono le condizioni vere delle aziende. Ovviamente la fatturazione elettronica non dice tutto. Noi abbiamo costruito, abbiamo avuto anche l'aiuto di Istat, di Banca d'Italia, dell'INPS, che sono fondamentali nella fornitura di dati. L'incrocio dei dati è sempre complicato. Noi abbiamo fatto un esperimento molto interessante guardando le probabilità di fallimento, utilizzando quello di cui ha parlato Scalia, cioè il modello di Banca d'Italia, con Banca d'Italia ovviamente, che fa vedere la liquidità e la mancanza di liquidità delle aziende, incrociandoli con dei dati di fatturazione elettronica. È troppo difficile oggi incrociare dati che noi già abbiamo. Noi abbiamo i dati di fatturazione elettronica, tanti altri paesi non ce li hanno. È vero che è solo business to business e non è business to consumer, però per molte aziende, soprattutto un po' strutturate, sono dati fondamentali che ti fanno capire la solidità di queste aziende. Servono a poco o a nulla se non sono combinati con dati di bilancio o dati della centrale dei crediti, che è la Banca d'Italia. È impossibile anche per le istituzioni, diciamo, apicali dello Stato italiano oggi fare dei match uno a uno e quindi utilizzare i dati a scopo informativo e anche decisionale. Ecco, questo credo sia una cosa che dovrebbe essere risolta, è un problema della privacy, però posso anche terminare così, non vedo perché noi abbiamo perso altro che privacy, abbiamo perso le libertà personali per molti mesi e nessuno se lo augura, ma i tempi a venire potrebbero essere anche questi molto difficili dal punto di vista
dei vincoli che si devono porre anche alle libertà personali, non vedo come non si possa risolvere un problema di privacy che però certamente è ben noto e probabilmente ben risolvibile per poter prendere decisioni migliori sulle misure che si danno e i soldi pubblici che si distribuiscono a imprese e individui. Grazie. Bene, grazie mille. Io ho continuato ad aggiornare la sequenza delle parole chiave, ho scritto multidimensionalità dei dati e integrazione di nuovo. Quindi concludendo, mi sembra che il quadro che emerge da questi interventi sia confortante per quanto riguarda l'istituto, nel senso che basi dati micro coerenti con i dati aggregati, cosa che stiamo facendo, integrazione tra diverse dimensioni di analisi, quindi integrazione a livello individuale, a fini statistici ovviamente, aspetti longitudinali che interagiscono con aspetti strutturali, quello che diceva Marco adesso con i bilanci, diciamo profili economico-finanziari delle imprese. Anche la Banca d'Italia, diciamo i modelli di rating sostanzialmente sono modelli statistici che presuppongono, diciamo, una base dati adeguata a misurare tutti i fattori rilevanti rispetto a quel fenomeno che la probabilità, diciamo, di caduta dell'impresa. Quindi mi sembra che quello che sta emergendo è rafforzativo, diciamo, della nostra strategia, che è basata appunto su questi oggetti, si chiamano registri statistici integrati, che però sono oggetti pericolosi dal punto di vista, diciamo, della una latente, diciamo, tendenza a avere problemi in termini di privacy. Su questo noi abbiamo avuto parecchie discussioni col garante della privacy, che in pratica in un parere dello scorso anno al programma statistico nazionale ha negato la legittimità di un approccio basato sull'integrazione dei dati, perché lo ritiene troppo complesso, troppo pericoloso, troppo rischioso, perché mette nelle mani di un'istituzione come l'Istat una massa di dati sterminata quasi a prescindere dall'utilizzo, e quindi noi abbiamo parecchi progetti PSN sotto investigazione, sotto blocco di fatto, e stiamo producendo valutazione di impatto su ogni linea di lavoro. Questo sta rallentando tantissimo la produzione, quindi ci siamo trovati nel momento acuto del Covid in una situazione di questo tipo, con un grande potenziale e in pratica vincoli serissimi, perché il garante, diciamo, è un'istituzione piuttosto che ha una serie di poteri importanti, giusti ovviamente. A questo punto abbiamo riscontrato un'evoluzione anche nel pensiero del garante, questo lo dico, diciamo, come un elemento di speranza e di qualche sblocco, nel senso che ci sembra che l'approccio pregiudizialmente negativo all'integrazione sia meno forte e l'attenzione si stia spostando giustamente, correttamente, verso le regole operative, tecniche di protezione dei dati personali. Questo è un elemento, diciamo, forse anche indotto magari dal fatto che c'è stata consapevolezza anche da parte del garante che durante l'emergenza c'era una domanda di informazioni cruciale per il paese e che non riuscivamo poi a generare. Quindi, diciamo, questo è un elemento importante. Segnalo da questo punto di vista che il Covid non ha prodotto soltanto disastri economici, sanitari e insomma problemi serissimi per la popolazione, ma anche nuove opportunità. Ad esempio, vi segnalo una legge che durerà un anno, però questo è il problema, diciamo è una legge a termine, è l'articolo 13 del decreto legge 34 del 2020, che è poi stato convertito in legge il 17 luglio del 2020, la legge 77, che sostanzialmente dà la possibilità all'Istituto Nazionale di Statistica di integrare esattamente dati altrimenti problematici da integrare
e addirittura la possibilità di trasferire queste basi dati integrate a istituzioni nel momento in cui l'istituzione esprime una esigenza legata all'emergenza sanitaria. Quindi questa è stata una legge in qualche modo che ha recepito questa domanda di informazioni in generale che emergeva. Noi abbiamo passato praticamente il mese di marzo, qualcuno di voi insomma se lo ricorda probabilmente, con scambi intensissimi tra istituzioni, scambi notturni, come dire, di valutazioni legate appunto al lockdown, ai settori, alle filiere, alle aree del paese. Noi integravamo dati giorno e notte, diciamo, nemmeno sapendo se questa era, come dire, una cosa che poi sarebbe stata utilizzata. Quindi ecco, c'è questa norma che fino a luglio, quindi, del 2021 consente queste nuove opportunità. Questo potrebbe essere un elemento interessante anche di sperimentazione. Ci sono le basi legali attualmente per fare sperimentazioni a supporto di politiche, diciamo, sul recovery, ma anche politiche di gestione di eventuali ricadute, che garantiscono la possibilità di integrare dati finora, diciamo, non accessibili. Questa è una cosa che chiaramente potrebbe essere un elemento risolutivo, almeno fino a luglio del 2021, per testare, diciamo, la potenza di opzioni sia metodologiche sia, diciamo, di analisi rilevanti ai fini delle policy. Per fare questo però ci vuole, diciamo, un po' di condivisione. Noi abbiamo, diciamo, delle modalità di relazione con ministeri, anche con lo stesso governo, che passano attraverso audizioni, consultazioni, ma è difficile approcciare su un piano sistemico, diciamo, opportunità così ampie come quelle che di cui sto parlando. Quindi sarebbe necessario un'iniziativa proprio di, come dire, valorizzazione di dati statistici a supporto della ripresa. Io questo l'ho presentato in un'audizione una decina di giorni fa alla Camera dei Deputati, la Commissione Bilancio della Camera e poi quella del Senato congiunte, in cui abbiamo fatto proprio una proposta come istituto di testare nuovi approcci sulle imprese, ma insomma questo è estendibile anche ai lavoratori, perché gli archivi poi sono veramente potenti. L'abbiamo esplicitato in questo modo facendo anche degli esempi sulla falsa riga, anche di quello che diceva Dosi prima, ma anche rispetto a quello che diceva Visconti, cioè andare a individuare dei segmenti, no? dei punti, diciamo, di attenzione molto ben identificati sulla base proprio di dati integrati che consentono poi anche simulazioni. Quindi il discorso anche di Marco Leonardi sulla valutazione delle politiche. La valutazione delle politiche deve essere una cosa fatta in un certo modo, ci sono delle metodologie e quindi la base statistica che rappresenta, diciamo, la base informativa per queste esercitazioni deve essere assolutamente adeguata. Ma questo sia ex post ma anche ex ante, nel senso che questi impianti possono essere assolutamente utilizzati per simulare politiche ex ante. Però ci vuole un minimo di tempo, ci vuole un minimo di condivisione, l'Istat è assolutamente attrezzata a farlo, soprattutto alla luce di questa nuova norma che sblocca appunto la possibilità di integrazione. Quindi io ringrazierei tutti gli intervenuti, hanno dato veramente un contributo assolutamente interessante. Il problema a questo punto è trovare delle forme anche di consultazione permanente del mondo degli utilizzatori istituzionali e non, in grado poi di trasformare questi stimoli in processi effettivi. Noi, per quanto ci riguarda, almeno io nella mia posizione, farò tesoro assolutamente di queste indicazioni e quindi trasferirò immediatamente nella struttura, nell'Istat, col presidente, anche il consiglio dell'Istat, insomma, eventuali progetti di innovazione per intercettare queste domande. Però appunto, come sempre, c'è una difficoltà un po' sistemica, l'Italia come sistema ha grosse difficoltà e quindi, tornando a quello che dicevo all'inizio, statistica, ricerca economica e policy dovrebbero andare, diciamo, di conserva in qualche misura, rappresenta un elemento un po' sfidante anche per quanto riguarda l'attività
dell'istituto nei prossimi almeno 6 mesi, sull'orizzonte diciamo di ripresa ancora rischiosa. Quindi monitorare la ripresa, attrezzarci a sostenere politiche per innovazione più selettive, sfruttando anche queste opportunità normative che ci sono state date almeno fino a luglio del prossimo anno. Io ringrazierei tutti e faremo in modo di utilizzare bene i vostri suggerimenti. Grazie a tutti. Grazie. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Grazie.